Quando si mangia? Quando si mangia? Bentornati a Quando si mangia, è il programma di Radio Stereo 5. Andrea, dai, vuoi farlo una volta tu? Benvenuti a Quando si mangia, eccolo, il programma di Radio Stereo 5. Sì. E che dove parliamo del cibo e, cibo e diamo dei consigli al fine di rendere migliore la vostra vita quotidiana e il vostro rapporto con la gastronomia. È già più bravo di me, ormai mi ha preso il lavoro, maledetto. No, no, vabbè. Nella vostra cucina cercano ancora qualcuno, posso presentarmi? No, era solo per chiedere. Va bene, va bene, va bene. Allora, ok, grazie Andrea per la presentazione. Anche perché, diciamolo, abbiamo una bruttissima notizia. Andrea non potrà più registrare qua per un po'. Sì, prendo un periodo di pausa. Accidenti, Andrea. Ma cosa, mi metto a parlare io da solo? Sì, l'emozione è troppo forte. Vabbè, io proverò a estrapolare quello che mi hai insegnato fino ad adesso. Esatto, bravo. E magari cerco di tirare fuori qualcosa di buono. Ma per fortuna in questa puntata ci sei ancora tu, anche perché parliamo di un alimento importantissimo. Esatto. Un alimento che è stato alla base della storia dell'uomo, che l'ha accompagnato per tutta la vita. È il fulcro dell'uomo. Stiamo parlando del pane. Esatto. Il pane, ma lo sappiamo davvero fare il pane? Tu lo sai fare, ma... Prima me l'ha spiegato Andrea. Allora, grandi linee, so che c'è farina e acqua. Questi sono i grandi componenti. E poi c'è il lievito che lo fa gonfiare. Lo fa gonfiare. Bene, allora, innanzitutto, tu prima mi avevi detto... sì, qua abbiamo già barato perché non sono solito a fare il pane. Allora, ci sono due metodologie a seconda di quale lievito utilizzi. Esatto, sì. Si può utilizzare un lievito madre, che è molto più naturale di quello che hanno usato fino a qualche anno fa i nostri nonni, perché non avevano i supermercati dove andare a comprare il lievito di birra, e quindi usavano questo panotto di lievito che era diciamo fermentato, lievitato naturalmente, e con cui ogni giorno facevano il pane fresco. E per chi non lo sapesse, è una specie di micro esperimento di biologia, perché fai letteralmente crescere una colonia di batteri dentro il frigo. Esatto, sì. È rassicurante. E la farina al suo interno dei batteri che si proliferano, e tu continuando a dargli da mangiare, così si dice in cucina, quindi andando a rinfrescare questo impasto con farina, acqua e volendo con degli altri prodotti al fine di incrementare questa proliferazione batterica, si va a creare questo lievito madre. Possiamo dire che è una cosa viva, quindi. Sì, è una cosa viva. Fa le bolle e respira. So che anche tu nel tuo frigo hai del lievito madre. Sì, esatto. Che rapporto hai con lui? Perché so che è molto personale, nel senso, il lievito madre di un cuoco è praticamente come avere un cane. Sì, perché se ci pensi, essendo una cosa viva, tra virgolette, è una cosa che vive negli anni, e quindi ci sono tanti pasticceri, tanti panettieri, ma come anche tanti cuochi che hanno questo lievito madre da 10-20 anni, un anno, e quindi è bellissimo. Come avere un figlio e tu gli devi dar da mangiare, lo devi... Un'istruzione, esatto. Un'assicurazione sanitaria. Lo devi cullare, gli devi dare quello che, di cui ha bisogno. Va bene, quindi nell'appartamento siete in due in realtà. Esatto, sì. Bene, bene. Allora, non soffermiamoci troppo nel lievito. Naturalmente credo che quello consigliato in generale da panettieri, da cuochi, è utilizzare il lievito madre. Esatto, sì. Poi ovviamente se usiamo un lievito di birra o un lievito secco, cioè ben venga, è comunque buonissimo e otteniamo ovviamente un... Però se risultato. Sei un pro utilizzi il lievito madre. Esatto, sì. E se vuoi sperimentare qualcosa di diverso. Prima Andrea mi disse che per ogni parte di lievito madre ce ne vogliono 3 di farina e 2 di acqua. Esatto. Quindi alla fine ne prendi un bel po' di lievito madre. Quindi se abbiamo 100 grammi di lievito madre, andremo ad aggiungere 300 grammi di farina, che poi lì possiamo decidere se farla 00, 0, integrale, e 2 parti di acqua. Ovviamente vi consiglio l'acqua tiepida, non troppo calda perché va a uccidere il lievito madre, nemmeno troppo freddo perché è come se addormentasse i batteri della... A me piace, fa morire questa cosa, mi sembra veramente di trattare con un neonato. Va bene, fate molta attenzione, mettete con delicatezza il vostro lievito madre, adagiate il lievito madre sulla farina, gli date come un bacino. Se fosse un bacino. Che schifo. E tu non lo fai, vero? No.
Va bene, va bene. E poi io lo metterei all'interno del bimbo, come si chiama? In cucina abbiamo si chiama la planetaria. La planetaria. Che è uno strumento che va appunto a mescolare con movimenti ellittici orbitali, va a impastare gli ingredienti al fine di ottenere un impasto omogeneo e pieno d'aria, perché è anche importante che l'impasto sia lavorato il più lungo possibile al fine di far inglobare un po' d'aria, che è quella che poi comunque aiuta la lievitazione. Certo, quando noi tagliamo un pezzo di pane troviamo proprio degli spazi vuoti, quella esatto. È l'aria intrappolata, esatto. Quindi direi che è importantissima. Poi il secondo step, quando abbiamo ottenuto questo impasto, è metterlo appunto a lievitare. Nelle cucine professionali abbiamo delle camere di lievitazione che stanno a 40 gradi con un certo grado di umidità, che è l'habitat perfetto per proliferare questi batteri che vanno a mangiare gli zuccheri, quindi il glutine, vanno a mangiarlo, producono anidride carbonica e qui si forma quindi la lievitazione. Ecco, se prima abbiamo fatto una piccola precisazione con la temperatura dell'acqua, la dobbiamo fare assolutamente col sale. Esatto. Il sale è il peggior nemico del nostro lievito madre. Altro consiglio che vi do è non aggiungere il sale subito insieme all'acqua, ma aggiungerla quando a metà impasto, no? Quando abbiamo già impastato un po' tutti gli ingredienti, andiamo ad aggiungere il sale per ultimo e finiamo di impastare. Questo non andrà a rovinare il lievito. Bene, per quanto dobbiamo più o meno lasciarla lievitare e come? Ovviamente con lievito madre è un po' più difficile la lievitazione, perché essendo una cosa naturale e non studiata avrà bisogno del suo tempo. C'è chi lo fa lievitare tutta la notte, altri lo fanno anche solo lievitare 4-5 ore, perché è un lievito bello importante, cioè che lavora bene. Quindi vi consiglio di farlo la sera prima, per il giorno dopo, quindi lievita tutta la notte 12 ore, e l'indomani si spezza la lievitazione, si dà la forma al pane, lo si mette in teglia e si dà nuovamente una seconda lievitazione, che andrà poi a essere quella che viene cotta. Un upgrade. Esatto. Ma mi ricordo quando tu mi avevi raccontato del tuo pane, mi ricordo che in quel momento ti brillavano gli occhi, stavi pensando come il momento più bello della tua vita, che hai scoperto una cosa veramente utile per la lievitazione, cioè quello di fare in modo che il tuo lievito madre possa rendere di più nel momento in cui vuoi fare il pane. E ora non mi ricordo bene il procedimento, ma c'è una cosa da fare proprio prima di utilizzare il lievito. Sì, si consiglia prima di utilizzarlo di mettere il lievito madre a bagno nell'acqua tiepida, affinché perda quell'acidità che può essere presente in questo lievito, va a togliere l'acidità e quindi diventa un po' più dolce e lavora meglio, in quanto ha preso un po' più di temperatura e diciamo è una sorta di integratore per il lievito madre. Mi ricordo che mi avevi detto che aveva funzionato benissimo. Sì, in effetti aveva funzionato benissimo e io lo faccio sempre nella stessa maniera. Quella volta il pane era lievitato molto meglio ed era stato un super successo. Un successone. Esatto. Bene, allora arriviamo all'ultimo passaggio, quella della cottura, quella dove tutti alla fine poi sbagliano perché pensano a fare qualcos'altro. Esatto. A me non è mai capitato, però così mi hanno detto che la gente comune lascia bruciare il pane. Sì, la cottura è importantissima. Vi consiglio ovviamente di mettere uno straccio bagnato durante la lievitazione. Questo perché quando si va a cuocere la pasta deve essere umida, elastica, perché così riesce a gonfiare meglio. Se ci fosse subito quella secchezza della pasta, il pane non lievita e quindi si ottiene un risultato pessimo. Quindi cottura, si butta in forno, le temperature dipendono dai forni, diciamo un 220 gradi. Vi consiglio i primi 15 minuti di mettere una pentola di acqua dentro il forno. Ovviamente non fatela sciogliere, che sia completamente di acciaio. Il vapore dell'acqua andrà a creare un ambiente umido e andrà ad aiutare ancora di più a far lievitare il pane nei primi 15 minuti di cottura. Finiti questi primi 15 minuti di cottura, si va a togliere l'acqua dal forno, creare un ambiente secco che andrà poi a fare la crosta. Siamo arrivati alla fine del pane, così finalmente abbiamo fatto un po' di chiarezza. Per fortuna a un certo punto mi hai preso la parola, perché sennò non voglio immaginare dove sarei andato a parare. Allora, così almeno abbiamo visto bene tutti i passaggi per fare un pane come si deve, per fare un pane che punta ad essere quello che comprate dal panettiere. Siamo arrivati alla fine, io lo dico veramente col cuore che piange, Andrea.
non ci sentiremo più per un po'. Torneremo presto. Tornerai, me lo prometti? Sì, 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 una promessa. Allora, questo non è un addio a tutti i radioascoltatori. Noi ci risentiamo con la prossima puntata di Quando si mangia. Ciao a tutti. Quando si mangia? Quando si mangia?